Il Conservatorio dell'Aquila è stato il primo conservatorio in Italia ad inserire questo triennio di musiche popolari. Io lavoro al Conservatorio dell'Aquila dal 2008 e lavoro a questo progetto, ci abbiamo messo, devo dire, molti anni a realizzarlo e insieme al progetto didattico ho portato avanti anche un progetto molto importante che è quello dell'Orchestra Popolare del Saltarello che ha fatto fulcro a questo festival. Abbiamo avuto modo di suonare con Goran Bregovic e la Funeral Band, Wedding e Funeral Band, e lunedì suoneremo a Teramo insieme ad Eugenio Bennato e Taranta Power. Oltre a questo abbiamo fatto diversi concerti e tanti eventi di diverso tipo. Abbiamo spaziato dalla musica jazz, la musica classica, la musica folk, la musica pop, insomma abbiamo messo dentro il cartellone un po' di tutto. E ovviamente non è mancata la musica tradizionale che ha fatto da collante a tutto il festival. Il lavoro che ho fatto è stato semplicemente cercare di coordinare tutti gli studenti, diciamo, più bravi del dipartimento, convogliandoli in dei singoli progetti che rappresentassero la trasversalità della musica di cui ci curiamo. Una cosa che ci tengo particolarmente a dire è che questo codice di musica tradizionale popolare è assolutamente nuovo in Italia e il codice narra che ci occupiamo di musica tradizionale delle culture europee ed extraeuropee, quindi una specie di filo conduttore mondiale di tutte le musiche popolari che convergono poi nello specifico a raccontare le nostre tradizioni, il recupero delle nostre tradizioni popolari italiane e regionali. Io mi sono imbattuto in questo amore nuovo perché ho sempre suonato tante musiche. A un certo punto ho scoperto che in realtà la Columbia, nota etichetta discografica, negli anni 20 era stata l'unica a registrare la maggior parte dei temi delle musiche popolari regionali, pubblicandole però in America perché gli migranti che avevano bisogno di questa musica la suonavano più all'estero, quindi tutta la grande, diciamo, archivi sono tutti tenuti a New York e in America. Allora mi sono occupato, per esempio, personalmente da poco di una pubblicazione con gli adattamenti proprio per chitarra acustica, che è la prima volta che la chitarra sta in un conservatorio come chitarra folk, cercando di trascrivere per sola chitarra i temi per organetto e Io sono clarinetto Francesca ripresi dalle Zuccatti Pinacci, che pubblicazioni era americane la degli anni chitarra del 20. fantastico Quindi è una cosa molto Francesco. importante per noi italiani. Grazie.